Buongiorno, iniziamo questo appuntamento e la presentazione del progetto Embraced che sta arrivando alla sua conclusione. È un progetto che è iniziato nel 2017 e si conclude ora con la fine dell'anno. L'obiettivo di oggi è presentare i risultati, le attività che sono state realizzate e i risultati raggiunti. Io sono Orsola Bolognani, Program Manager di Novamont, che ha seguito questo progetto fin dall'inizio, e insieme a me ci sono, partendo dal fondo, Marco Mancini dell'Ufficio Scientifico di Legambiente, sono tutti partner di progetto, Davide Perini, responsabile del laboratorio di biotecnologie di Novamont, Marco Mattiello, responsabile relazioni internazionali di Contarina, e Lucrezia Lenardon. Non ti ho chiesto il ruolo di Rete Ambiente. Allora, parto. Era prevista anche la partecipazione di Mauro Palomba, di FATER, che è il coordinatore del progetto. Purtroppo ha avuto un problema di salute all'ultimo minuto e quindi mi ha chiesto di scusarlo perché non riesce a essere presente, e mi ha chiesto anche di introdurre per lui il progetto. Avendolo seguito dall'inizio, diciamo, riesco ad aiutarlo in questo scopo. Per cui parto io con la presentazione. E allora, innanzitutto qualche informazione generale. Lo scopo del progetto è di promuovere un modello circolare per la valorizzazione dei rifiuti da prodotti assorbenti per la persona. Parliamo di pannolini per bambini o pannoloni o prodotti per l'incontinenza, e per la loro trasformazione e rigenerazione in prodotti intermedi, biopolimeri e fertilizzanti a base biologica. Modello di circolare, il primo elemento fondamentale di questo modello è proprio il partenariato, perché nell'ottica di economia circolare è un partenariato che coinvolge tutti gli attori di questa catena di valore, quindi coordinatore, FATER e insieme a lui Procter & Gamble come aziende di produzione di prodotti assorbenti per la persona, aziende di gestione dei rifiuti che si occupano della raccolta e della gestione di questa particolare tipologia di rifiuto che entra nel flusso dei rifiuti urbani, e abbiamo Contarina. È poi coinvolta Novamont, che ha il ruolo di valorizzare attraverso i suoi processi chimici e biotecnologici una delle materie seconde recuperate dal trattamento dei prodotti assorbenti per convertirla appunto in prodotti ad alto valore aggiunto a base biologica. E poi sono coinvolti istituti di ricerca, Fraunhofer e CIRCE, e importante anche utilizzatori delle aziende che utilizzano questi prodotti intermedi per trasformarli in nuovi prodotti. E abbiamo Fertinagro, azienda di produzione di fertilizzanti, Wittenburg che utilizza le bioplastiche per la produzione di apparecchiature medicali, e Saponia che è un'azienda di produzione di detergenti. Li cito per ultimi, ma ugualmente importanti in una ottica di economia circolare. Sono coinvolti Legambiente, che ha seguito anche tutte le attività di coinvolgimento degli stakeholder e anche ha dato un contributo fondamentale sulla verifica e degli ostacoli normativi che abbiamo incontrato nella realizzazione del progetto e che siamo riusciti a portare a soluzione durante lo svolgimento del progetto, e Rete Ambiente, che ha dato anche un contributo fondamentale sulla parte di comunicazione e disseminazione. Il punto di partenza del progetto è il problema. Il problema è la produzione di rifiuti da prodotti assorbenti per la persona. Sono numeri significativi perché in Italia questo tipo di rifiuti, che come dicevo entra nel flusso dei rifiuti urbani, ammonta a 1 milione di tonnellate all'anno. Nella figura vedete due colossei, per darvi l'idea, il volume di questo tipo di rifiuti riempirebbe completamente due colossei.
rappresentano il 3,5% dei rifiuti urbani e nella componente del rifiuto residuo diventano, dove le raccolte differenziate sono spinte, diventano una componente importante. A livello europeo parliamo di 8 milioni e mezzo di tonnellate ed è un rifiuto che appunto, come dicevo, finisce nel rifiuto residuo, quindi al momento prima del progetto non aveva ancora una valorizzazione e una tecnologia di riciclo disponibile. Vi dicevo, modello di economia circolare non solo perché tutti gli attori della filiera sono coinvolti, ma anche perché è un progetto in cui vengono valorizzati in un processo a cascata tutti i materiali, tutto il flusso di materiale, sia come materiali primari che come quelli che si chiamano sottoprodotti del processo. Punto di partenza è la raccolta differenziata dei prodotti assorbenti, si passa poi attraverso un processo meccanico che separa le tre componenti dei pannolini, che poi attraverso due diverse catene di valore vengono valorizzati in bioprodotti. Ma qui mi fermo perché appunto lascio la parola ai protagonisti dei diversi blocchi del modello di economia circolare per presentarvi il punto di partenza e il punto d'arrivo. E quindi il primo a cui passo la parola è Marco Mattiello di Contarina, che è il partner che si è occupato della prima parte, raccolte e riciclo e pretrattamento meccanico del rifiuto. Grazie Orsola, buongiorno a tutti, sono Marco Mattiello di Contarina. In Contarina mi occupo soprattutto dello sviluppo di progetti internazionali, tra cui anche progetti europei. Brevemente, chi è Contarina? Contarina è una società pubblica. Serviamo 49 comuni nella provincia di Treviso con la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani. Siamo all'incirca, lavoriamo in un territorio di 1300 km quadrati per più di 500.000 di abitanti. Lavoriamo in diversi contesti all'interno del nostro territorio, quindi dai centri storici a quelli urbani, alle zone periferiche fino alle zone naturalistiche, perché comunque il nostro territorio arriva fino alle prealpi. Il nostro modello è quello della raccolta porta a porta per tutto quanto il territorio, assieme alla tariffa puntuale. Tariffa puntuale significa brevemente che l'utente paga la propria bolletta sulla base del rifiuto residuo non riciclabile che viene prodotto. La raccolta porta a porta necessita di un sistema flessibile, nel senso che ogni utenza, ogni famiglia possiede i propri bidoni per la raccolta differenziata, quindi è responsabile di ciò che mette all'interno del proprio bidone. Però ovviamente per agevolare le utenze dobbiamo anche valutare quelli che sono i contesti in cui le utenze abitano, quindi dal bidone più grande del 120 litri in situazioni in cui c'è posto, quindi il giardino dietro casa, piuttosto che bidoni quelli più piccolini in ambiti urbani, ovviamente con una cadenza più frequente di raccolta. Contarina è anche riconosciuta come una best practice a livello internazionale, in quanto siamo all'89,7% di raccolta differenziata su tutto quanto il territorio per solamente 42 kg di rifiuto residuo, di rifiuto non riciclabile per abitante anno. E cosa c'è dentro questi 42 kg di rifiuto residuo per abitante anno? C'è ben un 27% di prodotti assorbenti, quindi quasi un terzo di quello che va dentro il bidone del rifiuto residuo è fatto di pannolini e di pannoloni. E quindi da qui, assieme agli altri partner, è nata la necessità di sviluppare anche questo progetto. Siamo stati partner di Fater fin dall'inizio con l'impianto dei pannolini che è presso la nostra sede e stiamo ancora affinando quella che è la raccolta dedicata
a questa tipologia di materiali, di rifiuti. E quindi abbiamo innanzitutto sviluppato, o meglio suddiviso, due tipologie di utenze, quindi quelle non domestiche, soprattutto case di riposo e asili per i bimbi, in cui abbiamo fornito alle case di riposo e agli asili dei cassoni dedicati in cui conferire esclusivamente i pannolini e pannoloni che poi vengono portati presso l'impianto. E altro progetto un po' più, chiamiamolo, complesso è quello dedicato alle utenze domestiche. Quindi abbiamo già una raccolta dedicata ai pannolini e pannoloni nel bidone del rifiuto residuo, con degli specifici giri di raccolta dedicati appunto a questa tipologia di rifiuti. E ovviamente i vantaggi sono quella di una diminuzione della percentuale dei pannolini e dei pannoloni prodotti assorbenti nel secco non riciclabile, quindi nel rifiuto residuo, una chiara diminuzione del rifiuto residuo da trattare e una massimizzazione del recupero. E quali sono gli sviluppi futuri su cui stiamo lavorando? Innanzitutto continuiamo a ricevere richieste da parte di altri colleghi, di altre aziende che ci chiedono di conferire i pannolini e pannoloni raccolti nel loro territorio all'impianto che è presso la nostra sede. Stiamo anche valutando quello che è il conferimento dei pannolini e pannoloni presso i nostri ecocentri, che sono più o meno uno per comune che abbiamo, e poi anche quello di fornire dei sacchetti, adesso qui abbiamo messo l'esempio rosso, che va all'interno del bidone del rifiuto residuo e che poi, una volta arrivato presso Contarina, viene tramite dei selettori ottici individuato e inviato automaticamente all'impianto di trattamento dei pannolini. Ecco, quindi stiamo lavorando assieme agli altri partner per andare a individuare quelle che sono le soluzioni ideali da portare avanti in futuro, anche da suggerire alle altre aziende che sono interessate. Perché fate reassente, allora la tecnologia di trattamento pretrattamento meccanico che arriva alla separazione delle tre materie che poi vengono valorizzate da Novamont è stata sviluppata da Fater, che è appunto il capofila del progetto, ma gestita da Contarina e installata presso il loro polo impiantistico. Quindi ho chiesto la cortesia a Marco di presentare lui la parte di Fater. Quindi mi metto per pochi minuti il cappello di Fater e vi spiego cosa accade una volta che Contarina raccoglie i pannolini e lo conferisce all'impianto di Fater. Qui vedete quello che è il ciclo, quindi iniziamo in alto a destra, dalla foto in alto a destra, in cui c'è il sistema di caricamento, quindi il mezzo nostro di Contarina conferisce e scarica i pannolini raccolti all'interno del sistema di caricamento, che poi passa in quello che è il sistema di stoccaggio che permette quella che è la sterilizzazione dei pannolini e dei pannoloni, che poi, una volta sterilizzati, passano a quella che è la caldaia per l'asciugatura, che poi separa i vari materiali. Da questa separazione abbiamo le materie prime e seconde di alta qualità. Quali sono i materiali che andiamo a ottenere da questo trattamento? Abbiamo una cellulosa, abbiamo la plastica e poi quello che è il polimero superassorbente che sta all'interno dei pannolini, chiaramente per assorbire quelli che sono i liquidi.
Da questi tre tipologie di materie prime e seconde, qui ci sono alcuni esempi di prodotti che sono stati sviluppati da Fater, quindi dai tappi per la varechina, se non ricordo male, alle sedie, ai cestini anche per mettere i pannolini utilizzati, fino in alto a sinistra, quello lì è un bidone areato che viene utilizzato per la raccolta del rifiuto organico. E quindi adesso passo la parola a Davide Perini per quanto riguarda la parte di Novamont, e grazie. Sì, diciamo che arriviamo alla fase di valorizzazione della cellulosa, che è stato poi il cuore del progetto, e appunto Davide vi presenta come è stata valorizzata. Sì, grazie Orsola e grazie Marco per aver fatto questa introduzione sulle modalità in cui all'interno del progetto Contarina e Fater hanno collaborato per ottenere un prodotto che è la cellulosa di scarto recuperata, sterilizzata e purificata. E adesso io cercherò di farvi capire invece come abbiamo utilizzato noi in Novamont la cellulosa e per produrre che cosa. E innanzitutto mi presento, perché non ho fatto questo passaggio introduttivo. Io sono Davide Perini, sono responsabile del laboratorio di biotecnologie in Novamont e siamo membri come Novamont del progetto, siamo partner del progetto fin dall'inizio. E anzitutto vi spiego in due parole chi è Novamont e cosa fa Novamont nella vita. Novamont è impegnata da circa 30 anni nella valorizzazione della chimica attraverso modalità abbastanza creative, e questo per ottenere dei prodotti che non rilascino poi sostanze persistenti nell'ambiente, che possono essere riciclate in varie modalità e che possano poi tornare alla terra nell'ottica appunto di un'economia circolare, riportando chiudendo quindi il ciclo del carbonio. Gli obiettivi principali di Novamont sono la trasformazione di impianti non più competitivi in bioraffinerie autonome dal punto di vista energetico, la trasformazione poi di terreni marginali in luoghi poi fertili che possono poi produrre nuove materie prime che possono essere utilizzate, e l'utilizzo di scarti di prodotti naturali per produrre poi nuovi materiali e materiali biodegradabili. Tutto questo ponendo le basi per una transizione verso una crescita sostenibile dell'economia e della società. Il modello di bioeconomia circolare su cui Novamont si basa è fondamentalmente sostenuto da tre pilastri fondamentali. Il primo è la reindustrializzazione dei siti dismessi. In effetti abbiamo quattro stabilimenti attualmente e due centri di ricerca che sono stati sviluppati a partire dalla reindustrializzazione di siti produttivi che sono stati dismessi o comunque che non erano più competitivi dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale. In questi siti stiamo applicando delle tecnologie proprietarie per lo sviluppo di processi altamente innovativi che siano sostenibili sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale, e che possano quindi contribuire alla decarbonizzazione dell'economia. Il secondo pilastro è quello di instaurare delle filiere agricole che siano sia integrate sia circolari, quindi applichiamo processi di creazione e sviluppo di nuove filiere agricole circolari che siano a basso impatto ambientale, che permettano di valorizzare i terreni marginali e che permettono di trasformare anche degli scarti o dei rifiuti da altre filiere in nuovi bioprodotti. Il terzo pilastro è quello di considerare i prodotti che produciamo come soluzione a problemi esistenti. Quindi produciamo delle bioplastiche, quindi plastiche biodegradabili e compostabili, e altri prodotti che siano progettati proprio in modo tale da ridurre il rilascio e annullare il rilascio di sostanze nel compost, nelle acque e nei fanghi e anche nel suolo.
Novamont è un'azienda che fa parte di un gruppo e ci sono diverse società che appartengono a questo gruppo che sono dislocate sul territorio. In Piemonte abbiamo la sede, il centro direzionale e il centro di ricerca, oltre che la società Materagro che si occupa della distribuzione di prodotti per l'agricoltura. Ci sono dei centri produttivi in Veneto, in Umbria, e nel Lazio, abbiamo un centro di ricerca dedicato allo sviluppo delle biotecnologie industriali in Campania e abbiamo anche un centro di produzione di intermedi chimici a partire sempre da fonti rinnovabili anche in Sardegna. Dunque, cosa fa Novamont all'interno di Embrace e cosa ha fatto fino adesso Novamont all'interno di Embrace? Come abbiamo visto, Novamont basa i propri elementi con cui produce le bioplastiche compostabili, biodegradabili e compostabili a partire da materie prime di origine rinnovabile. Quindi ci sono diverse tipologie di materie prime di origine rinnovabile, alcune sono delle colture oleaginose che vengono appositamente coltivate e invece altre materie vengono dagli scarti di diversa natura. Utilizzando queste materie prime e con l'impiego di processi chimici e biotecnologici che sono proprietari di Novamont, otteniamo poi degli intermedi, dei monomeri e dei polimeri che possono essere utilizzati per diverse soluzioni come i bioerbicidi, i biolubrificanti e soprattutto le bioplastiche. All'interno di questo contesto Novamont ha utilizzato la cellulosa che i partner Fater e Contarina hanno prodotto, cellulosa quindi di riciclo da prodotti assorbenti. Proprio partendo da questa cellulosa abbiamo sviluppato dei processi per estrarre degli zuccheri, quindi zuccheri definiti di seconda generazione proprio perché il materiale non è un materiale puro che deriva dalla coltivazione diretta, ma un materiale proprio di riciclo. E questi zuccheri sono stati utilizzati all'interno di processi biotecnologici per produrre degli elementi che sono serviti a diverse applicazioni. Una di queste è l'applicazione nel campo delle bioplastiche e quindi sono stati prodotti dei teli per la pacciamatura. Oppure dei teli per il packaging dei prodotti, considerando il prodotto finale come il materiale assorbente, quindi chiudendo il ciclo completo. Partiamo da materiale assorbente per l'igiene, estraiamo attraverso i partner Fater e Contarina la cellulosa, la riutilizziamo per produrre zuccheri, gli zuccheri vengono utilizzati attraverso processi fermentativi per produrre degli intermedi che servono poi per costituire la bioplastica che va a costituire il packaging dei prodotti assorbenti stessi. Oppure all'interno di questi processi biotecnologici vengono prodotti anche degli altri elementi che sono ad esempio le cellule esauste, una volta che il processo di fermentazione è terminato le cellule vengono raccolte e vengono cedute ad un altro partner all'interno del consorzio che le utilizza per produrre dei biostimolanti. Oppure alternativamente viene prodotto anche un altro elemento attraverso processi biotecnologici che serve per produrre dei composti per applicazioni nel campo medicale, quindi degli equipment, degli elementi che servono in campo medicale. Tutto questo a partire inizialmente come materia prima originaria dalla cellulosa di scarto che è stata recuperata dai partner e che noi abbiamo valorizzato trasformandoli in zuccheri che poi sono stati utilizzati nei nostri processi fermentativi proprietari. Quindi all'interno di questo progetto Novamont ha dimostrato la produzione di un monomero che è un monomero che è chiamato 1,4-BioBDO per via completamente biotecnologica a partire da zuccheri che sono stati ottenuti dalla cellulosa presente nei prodotti assorbenti per l'igiene e che sono stati opportunamente trattati sia da Fater che da Contarina. I risultati che sono stati ottenuti all'interno di questo processo hanno permesso poi a Novamont di sviluppare un altro processo, sempre completamente biotecnologico, per la produzione, questa volta invece che di un monomero che viene utilizzato per la sintesi delle bioplastiche, di un polimero che viene definito il PHB, polidrossibutirrato. In particolare Novamont ha sviluppato un processo innovativo quindi che tratta la frazione cellulosica e converte la frazione cellulosica in zuccheri semplici con un approccio squisitamente enzimatico
e che è stato ottimizzato e studiato apposta per questa tipologia di materiale. La soluzione poi che contiene questi zuccheri, derivati appunto dal processo enzimatico, viene poi purificata per ottenere una soluzione zuccherina, e questa soluzione zuccherina è stata validata e verificata come una soluzione zuccherina idonea per sviluppare dei processi biotecnologici basati sulle fermentazioni e quindi per produrre dei biochemicals di nostro interesse, che sono appunto il monomero 1,4-BioBDO e il polimero PHB. E perché è utile partire da elementi di scarto di questo tipo, da elementi oltre che per dare una nuova vita alla cellulosa, che non è più un rifiuto, non è più quindi definito come un rifiuto, ma è definito come una materia prima seconda, proprio quindi per cercare di dare una nuova vita a questa cellulosa, abbiamo sviluppato un processo per ottenere degli zuccheri. Gli zuccheri Normont sono un elemento importante per i processi biotecnologici. Abbiamo una società nel Veneto, prima vi ho fatto vedere le diverse radici di Novamont all'interno del territorio italiano, una di queste società si chiama Mater Biotech, e Mater Biotech è il primo impianto al mondo per la produzione industriale di 1,4-BioBDO tramite processi fermentativi, e questa produzione industriale si basa su un microorganismo che è in grado di trasformare proprio gli zuccheri in questo monomero dall'alto valore aggiunto, e questo monomero viene poi utilizzato per applicazioni industriali e per la creazione poi di bioplastiche biodegradabili e compostabili. Ora qui vi presento un video esemplificativo che dimostra quello che viene fatto all'interno di Mater Biotech a partire proprio dagli zuccheri tramite il processo fermentativo. E concludo quindi la mia presentazione così. Novamont, azienda italiana leader nella produzione di bioplastiche, ha dato vita a Mater Biotech, primo impianto al mondo dedicato alla produzione di biobutandiolo attraverso la fermentazione degli zuccheri. Mater Biotech ha reso possibile la conversione di un ex sito industriale abbandonato a partire da una tecnologia sviluppata da Genomatica, azienda californiana leader nella bioingegneria, e sulla base del know-how e dell'eccellenza Novamont nello sviluppo di processi a basso impatto. L'impianto rappresenta uno sviluppo fondamentale del modello di bioraffineria promosso da Novamont, basato sull'utilizzo di tecnologie prime al mondo per la riconversione di siti deindustrializzati. Ma cos'è il butandiolo? Il butandiolo è un intermedio chimico, normalmente è ottenuto da materie fossili, ma il butandiolo di Mater Biotech è ottenuto da materie prime rinnovabili come zuccheri ottenuti da amidi o da biomassa lignocellulosica. Il processo di produzione avviene in due fasi, upstream e downstream. La prima fase, upstream, ha come obiettivo la prima formulazione del biobutandiolo o BDO. Innanzitutto gli zuccheri vengono combinati con acqua, sali minerali e microorganismi, formando un composto definito brodo. Il brodo viene poi sottoposto a fermentazione, dove i microorganismi trasformano gli zuccheri nel BDO. Infine il brodo viene pastorizzato per rendere inattivi i microorganismi. Il risultato? La prima formulazione del BDO. La fase successiva è quella di downstream, dove questa prima formulazione viene privata di tutte le sostanze di scarto. Innanzitutto il composto viene filtrato, eliminando le cellule esauste. Queste vengono recuperate e usate per produrre biogas, che contribuirà ad alimentare il processo di produzione del BDO. Poi viene purificato, eliminando gli scarti dei sali minerali. Infine, grazie a un processo di evaporazione e distillazione, si eliminano acqua e impurità, ottenendo l'1,4-butandiolo di Mater Biotech. Quali sono i principali utilizzi del biobutandiolo? Il BDO è utilizzato nell'industria chimica per la produzione di altri intermedi chimici, nel settore tessile, automotive e dell'elettronica per la produzione di beni di consumo, e per produrre biopolimeri per plastiche biodegradabili.
Il biobutandiolo presenta le stesse caratteristiche del butandiolo di origine fossile, ma con una carbon footprint inferiore del 50%. Inoltre, l'1,4 butandiolo di Mater Biotech rappresenta un ulteriore componente rinnovabile all'interno della quarta generazione del Mater B e contribuisce all'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra. Scopri di più su www.novamont.com/materbiotech. Bene, grazie. E qui si conclude. Ringrazio Marco Mattiello e il collega Davide Perini per averci presentato cosa è stato realizzato nel progetto e quali risultati abbiamo raggiunto. Vi passo la parola a Lucrezia Lenardon di Rete Ambiente, che vi illustra quali sono gli strumenti e i materiali a disposizione per poter approfondire la conoscenza del progetto. Allora, buongiorno a tutti, io sono Lucrezia Lenardon e faccio parte del team di comunicazione di Rete Ambiente. E Rete Ambiente, in breve, è una società editoriale multisettore che ha origine da Edizioni Ambiente, fondata nel 1993 ed è una casa editrice all'inizio. E oggi lavora in collaborazione con Rete Ambiente Formazione per quanto riguarda le attività formative e con il Centro di Materia Rinnovabile per quanto riguarda le attività di ricerca. All'interno di Rete Ambiente abbiamo diversi settori, tra cui l'Osservatorio di Normativa Ambientale, la rivista Rifiuti o anche l'Osservatorio Nexville, che si occupa di energia. E all'interno del progetto Embraced il ruolo di Rete Ambiente è stato quello di comunicazione e di disseminazione. In particolare, uno dei compiti di Rete Ambiente è stato quello di costruire il sito web di Embraced, che è disponibile all'URL www.embraced.eu. E cosa si trova sul sito di Embraced? Innanzitutto c'è una descrizione del progetto, di quali sono le origini e di quali sono gli obiettivi e l'approccio al progetto Embraced. Poi naturalmente c'è una descrizione di tutti i partner che hanno partecipato in questi anni all'iniziativa e c'è una sezione news in cui vengono messe le ultime novità del progetto e gli ultimi eventi e una sezione risultati dove vengono messi i risultati consultabili ottenuti all'interno del progetto. Il secondo ruolo di Rete Ambiente è stata la realizzazione di brochure e del booklet. Le brochure, vedete nell'immagine quella in basso, sono state ovviamente distribuite anche ai partner per essere presentate durante gli eventi, durante le conferenze, mentre i booklet realizzati sono stati due, uno nel gennaio del 2020, che era un short report che analizzava i risultati ottenuti fino a quel momento, e il secondo booklet, che è fresco di stampa, è stato appena prodotto ed è il booklet finale, che poi è disponibile qua e quindi consultabile, e l'abbiamo appena realizzato con i contributi di tutti i partner. Oltre a questa parte più, diciamo, da casa editrice, il ruolo di Rete Ambiente in Embraced era anche quello relativo alla parte di comunicazione social. Embraced ha sia un canale Facebook, LinkedIn e Twitter che vengono aggiornati con gli eventi, con le novità e con i risultati ottenuti all'interno del progetto. E inoltre ci sono una parte importante, trattandosi di un progetto a livello europeo, la disseminazione non poteva essere solamente in lingua italiana, quindi abbiamo anche provveduto per esempio a far pubblicare degli articoli sul progetto in riviste internazionali o comunque in lingua inglese. Per esempio nelle slide vedete un articolo uscito un po' di tempo fa su Materia Rinnovabile, una rivista internazionale di economia circolare e bioeconomia, che esce sia in lingua italiana che in lingua inglese, quindi è stato presentato il progetto. E ho inserito anche, vista per l'internazionalità, ho inserito anche un articolo uscito, pubblicato da CIRCE, un altro dei partner che si sono occupati della disseminazione del progetto, che hanno fatto uscire appunto degli articoli in lingua spagnola in modo da rendere il progetto più europeo possibile. Fondamentale anche l'attività di comunicazione e disseminazione.
peraltro strettamente necessaria nella gestione dei progetti, quindi grazie dell'aiuto su questo fronte a Rete Ambiente. E concludiamo perché ultimo nella scaletta degli interventi, con Legambiente Marco Mancini, che ci descrive appunto che ruolo hanno svolto loro nello sviluppo del progetto. Grazie Orsola, grazie ai partner, la possibilità insomma di raccontare quello che è stato il lavoro di Legambiente in questo progetto che ci ha coinvolto dall'inizio e del quale ci siamo occupati in particolare dell'aspetto diciamo di contrasto alla norma che in qualche modo è farraginosa e difficile insomma, e sappiamo quanto invece sia importante avere una normativa solida e stabile affinché i processi dell'economia circolare siano favoriti, e l'attività ovviamente che contraddistingue Legambiente nel disseminare, sensibilizzare le persone su temi cercando di semplificare un po' i concetti. Legambiente, immagino la conosciate, è una delle associazioni ambientaliste più importanti diciamo a livello nazionale. Facciamo la nostra attività focalizzandola sull'ambientalismo scientifico, quindi approfondendo i temi con gli esperti del settore, approfondendoli noi internamente e cercando di portare delle proposte che siano a supporto diciamo, delle cose che diciamo, quindi sempre con una base scientifica di sottofondo. Se Davide me lo permette utilizzo due termini scientifici, ci definiamo un po' ecosistemici e metabolici, nel senso che nella nostra attività sul territorio diciamo per la grandezza insomma dell'associazione che conta come vedete diversi soci, gruppi locali, strutture regionali, cerchiamo di creare reti sul territorio e quindi cerchiamo di essere ecosistemici in questo senso e attivare quei processi che permettono poi l'attivazione delle realtà che poi sul territorio in qualche modo si affermano come siamo stati partner diciamo anche con Contarina della struttura dell'impianto e delle attività che abbiamo svolto insieme. Ovviamente l'occhio è puntato alla sostenibilità, quindi è puntato al far valere come dire, i diritti dell'ambiente, del sociale e dell'economia sostenibili, che è quello che ci piace, con un occhio ovviamente alle generazioni future. Rispetto alle raccomandazioni normative è stato una delle prime attività che abbiamo svolto all'interno del progetto, abbiamo realizzato questo documento proprio che andava a cercare di focalizzare quali fossero i problemi legati alla possibilità di ampliare le attività progettuali che c'era stata da parte di FATER nella realizzazione dell'impianto, che diciamo fino a un certo punto era ancora bloccato nel limbo della norma che non permetteva all'impianto di funzionare a livello industriale, ma era diciamo sempre un impianto sperimentale, che quindi le materie prime seconde ottenute dal processo non potevano essere in qualche modo utilizzate in modo sostanziale. E quindi abbiamo provato in questo documento a raccontare qual era l'importanza di avere un decreto end of waste, che poi fortunatamente a maggio del 2019 è arrivato e quindi ha permesso il funzionamento a livello industriale poi dell'impianto, di oltrepassare questi ostacoli normativi, perché abbiamo capito anche dalle presentazioni precedenti che la parte come dire, tecnologica e innovativa sta molto più avanti, diciamo, quindi non era un problema, ma il problema appunto rimane nella normativa, che deve essere appunto solida e necessaria. E ovviamente la difformità che c'era a livello europeo, per cui alcuni paesi come l'Olanda o altri paesi che erano un po' più avanti rispetto a questi temi erano un po' dei paesi modello da prendere come modello per cercare di anche noi come dire, accelerare un po' questo tipo di processi. L'altra attività che abbiamo fatto è stata proprio quella di disseminazione e di sensibilizzazione delle persone. Lo abbiamo fatto attraverso due attività che Legambiente porta avanti ogni anno nel suo diciamo, background diciamo, associativo, attraverso Festa Ambiente, che è una vera e propria attività all'interno del Parco della Maremma, nel quale in una settimana diciamo, si alternano concerti e si parla di sostenibilità ed ambiente, e ovviamente non possiamo far mancare portare quell'innovazione nei progetti in cui ovviamente siamo partner, quindi raccontando il progetto con i materiali che avevamo a disposizione. E l'abbiamo fatto anche all'interno dell'Ecoforum. L'Ecoforum è proprio un vero e proprio forum nel quale annualmente, sia a livello nazionale ma poi declinato in tutti gli Ecoforum regionali, raccontiamo le ultime novità o comunque ci mettiamo al fianco delle imprese, delle amministrazioni e dei cittadini per raccontare come l'economia circolare è possibile. L'abbiamo fatto in tutte le edizioni più o meno al netto della pandemia che hanno contraddistinto il progetto, per raccontare quelli che erano man mano i risultati e le attività che venivano diciamo, svolte.
Ultima attività che è ancora in corsa è stata la disseminazione del progetto all'interno dei diversi di tre atenei italiani. Il primo l'abbiamo fatto a Padova a novembre del 2021. L'attività degli atenei doveva partire molto prima, ma la pandemia, diciamo, ci ha in qualche modo arrestato, ma non completamente, perché siamo riusciti comunque. A Padova avevamo quasi 250 studenti delle scuole superiori collegati e studenti, diciamo, un po' meno in aula, ma eravamo ancora nei momenti difficili della pandemia, nelle quali dovevamo capire bene quali erano le regole e come comportarsi, ma in qualche modo siamo riusciti a diffondere un po' le attività e la proposta, diciamo, che portava Embrace sulla possibilità di fare economia circolare in modo, appunto, con la sostenibilità che contraddistingue anche i partner che c'erano insieme a noi. Abbiamo fatto il secondo evento a maggio del 2022, quindi abbiamo avuto maggiore possibilità, non ci siamo diciamo fatti scoraggiare, addirittura abbiamo fatto due eventi a Palermo, uno all'università nella facoltà di farmacia con gli studenti, i dottorandi e i docenti, nel quale abbiamo raccontato a oltre 100 persone, diciamo, in aula quali erano, appunto, i risultati del progetto fino a quel punto, e nel pomeriggio proprio per l'azione, diciamo, che Legambiente porta all'interno dei territori e con i suoi ecoforum e con la sua attività proprio di marcatura stretta, no, rispetto alle amministrazioni, per raccontare le possibilità possibili dell'economia circolare, abbiamo fatto un evento ai cantieri alla Zisa a Palermo, nella sede, diciamo, nostra del regionale, in cui, coinvolgendo i partner, perché è stato presente anche Circe, quindi siamo riusciti, insomma, a coinvolgerci sui diversi eventi, un evento dedicato proprio all'economia circolare insieme agli amministratori locali e ai tecnici locali, per capire come poter mettere a frutto quello che era l'esperienza maturata anche da, ad esempio, Contarina, ma dell'impianto e di quello che, insomma, è stato fatto dentro Embrace in altri territori. E lancio la palla in avanti, perché il 30 novembre ci sarà il prossimo e ultimo evento di disseminazione, che abbiamo fatto in una regione che sembrerebbe non esistere, tutti dicono così, ma non è vero, è una regione bellissima, il Molise, ricca di natura, di storia, insomma, ed è anche un regionale Legambiente, quindi, insomma, siamo anche lì, siamo presenti anche nelle regioni sconosciute, e con l'Università del Molise faremo quest'altro evento nel quale coinvolgeremo sia l'università nella facoltà di economia che gli studenti delle superiori, per raccontare anche a campo basso come sia possibile, insomma, rendere l'economia circolare concreta, come abbiamo fatto con Embrace. Grazie. Grazie Marco, siamo arrivati in fondo e devo dire che lancio anche io una parola a favore del Molise, perché il Molise è stato due volte protagonista nel progetto. Ora non c'è stato Fater e non l'ha presentata, ma Fater ha anche sviluppato un suo modello di raccolta in collaborazione con Procter & Gamble, basato sull'utilizzo di smart bin e una raccolta incentivata in cui le famiglie potevano conferire con un'apposita app i propri rifiuti da pannolini in questi contenitori che si aprivano, appunto, grazie all'app. L'app forniva informazioni ambientali e sconti per l'acquisto di nuovi prodotti, e qui c'entra il Molise, perché il produttore di questi SmartMe è di Termoli, quindi di nuovo abbiamo reso protagonista, abbiamo valorizzato anche una regione che a volte sembra un po' dimenticata. Io ringrazio tutti diciamo, l'evento finale di Embrace non si conclude qui, perché abbiamo allestito presso lo stand di Novamont uno spazio espositivo dove potrete vedere tutti i materiali che sono stati raccontati dai partner di progetto. Chiudiamo la presentazione del progetto Embraced illustrando lo spazio espositivo che abbiamo allestito e che rimarrà allestito fino alla fine della fiera. Allora, nel roll up è possibile vedere qual è la catena di valore del progetto che abbiamo descritto nell'evento, partendo dai rifiuti, da prodotti assorbenti per le persone, pannolini e prodotti per l'incontinenza, attraverso una serie di trasformazioni con processi biotecnologici e chimici, arriviamo a produrre zuccheri, intermedi chimici e altri e biopolimeri valorizzati poi in prodotti finali. Nello teca espositiva riusciamo a vedere tutti i materiali, quindi si parte dal prodotto,
il prodotto assorbente che diventa rifiuto, viene raccolto dalle aziende di raccolta rifiuti, è un rifiuto conferito nei rifiuti urbani, attraverso un processo di pretrattamento meccanico le materie che compongono i prodotti assorbenti vengono separate, si ottengono da un lato plastica, polimero superassorbente, ma la componente principale è la cellulosa, che si può vedere qui. La cellulosa attraverso processi di idrolisi viene convertita in zuccheri che vediamo dietro, gli zuccheri attraverso processi biotecnologici vengono convertiti in un intermedio chimico che è l'1.4-butandiolo che poi è una delle componenti fondamentali per la produzione di bioplastiche che poi attraverso processi di estrusione reattiva, compounding, vengono trasformati nelle polimeri bioplastici noti come Mater B e che poi vengono nel progetto sono stati utilizzati da un lato per produrre film che hanno chiuso il ciclo perché sono stati utilizzati per le confezioni, il packaging dei prodotti assorbenti e dall'altro siamo arrivati anche al settore agricolo con la produzione di teli di pacciamatura. Un altro dei prodotti valorizzati, anzi dei sottoprodotti valorizzati nei processi di trasformazione biotecnologica, le cellule di fermentazione sono state utilizzate anche per la produzione di biostimolanti, cioè fertilizzanti di nuova generazione. Quindi diciamo questi sono i risultati ottenuti nel progetto, sono illustrati anche in una booklet che è a disposizione, può essere preso e racconta le attività e i risultati che sono stati raggiunti nel progetto.